Facciamo entrare il nostro ospite. Benvenuto, benvenuto Emilio. Eccolo, Ciao Emilio. eccolo, guarda qua, Mito, una nuova esperienza. Omi, Ecco, ciao Emilio. Mito. Allora, questa sera per sdrammatizzare un po' quello che sta succedendo nel mondo, no? Facciamo un po' di gag, facciamo ridere un po' tutti gli amici, no? Mi sono portato anche il mio personal trainer, no? Allora, siccome io lo pago, no? E io faccio fatica. Allora, cosa succede? Io lo pago, devo fare fatica io? Ma fai fatica tu, no? Io ti pago, scusa. E lui si allena per me, mangia le gallette di riso per me, mangia i pezzi di pollo per me, hai capito? Cioè, oh, ti pago, fai quello che cazzo mi È pare, giusto, è no? giusto. No, Ti devo dire che siamo 10.000 spettatori in questo momento. no. Quanti? 10.000. 10.000. Sì. So, potevamo fare di più, però va bene, dai. Allora, Va bene, allora. no, lo sai che ti voglio bene tutta la vita, eh? Quante ne abbiamo fatti a te? Number No, quante ne abbiamo fatti, oh? No. one. Number one. Allora, siamo messi così oggi, capito? Siete in diretta nell'ufficio di Fashion Nella TV. Fashion Guarda qua. Tower Mica, oh, mica micio micio bau bau qua, oh. Guarda siamo qua nel che quartier bambino. generale della Fashion Facciamo Tower. modifica. Oh, non hai Grazie, capito? chi è Working questo Town, il modificio? secondo palazzo più bello di Bologna. Vista mare, vista mare, vista mare. Hai Beviamo un po' capito? di bambà. Qua, non stiamo mica a pettinare le bambole qua. Qua si vede Posso chiedere perché il secondo e non il primo? tutto. Ovvio, cosa vuoi vedere? Dimmi. No, volevo capire perché il secondo palazzo più bello di Bologna e non avete scelto il primo? Perché il primo è quello dell'Unipol, che è tutto a specchio, è figo, è tutto, no, tutta una specchiata unica, bello design. Però il mio palazzo in più cos'ha? Il tetto è tutto open space. Ah, Il tetto, gli jacuzzi sui posti, eh? C'è tutto il percorso per fare la corsa tutta la mattina intorno, hai capito? È tutto aperto e più ho tutta una parte sinistra per fare sfilate, presentazioni, passerelle. allora Emilio, vuoi presentarti per chi non ti dovesse conoscere? Che ora abbiamo gente nuova nella chat, grazie Don. Abbiamo gente nuova, vuoi fare un po' una presentazione? Allora facciamo così, per gli sfigati che non mi conoscono, eh? No, no, sfigati no, No, diciamo, vabbè, ci sta, ci sta. omi. Diciamo che non hanno avuto il piacere di assistere alle nostre serate PT live, ok? Che tu sai cosa abbiamo combinato. Due Allora, serate, abbiamo fatto due stream a Firenze insieme con Emilio. Top! Top! vivi la vita loca, PT Immagine Uomo Firenze, ok? Quindi io sono il direttore Italia della televisione Fashion TV da 20 anni. Quindi sono da 20 anni che il mio lavoro, il mio obiettivo è fare un lavoro che ti gratifica, ti diverte, ti fa star bene e poi i soldi se arrivano, arrivano. Però la mia formula numero uno è divertirsi. Infatti quando lui mi ha conosciuto mi ha detto Emilio, numero Grande Emilio, mi uno. ricordo il Pitti È una praticamente kermesse, la kermesse. è una convention di kermesse del top del fashion italiano, Ma del anche un made in po', Italy. anche un po' circense, un po' come mi sono vestito io stasera perché sono protetto. Un Ho po' la giularesco, un po' giularesco. Siamo perfetti, il eh? mio, Stasera siamo personal perfetti. trainer ha l'occhiale protettivo, la mascherina protettiva, il cappello protettivo, capito? Bravi, così si dà un bell'esempio. Hai capito? E quindi. Ma spiegaci, Emilio, allora io ti ho fatto, volevo fare una discussione con te, tu mi hai chiamato prima e mi fai, guarda, ho una bella idea, così, spiegaci Adesso un po' però perché sei. aspetta, Omi, però prima di parlare ti devo provare la febbre, eh? Vieni qua, metti la fronte vicino, che se no c'hai, perché ho paura che tu hai il Covid, quindi devo provare la febbre assolutamente. Eccomi. E tu hai 37, va bene, ok, possiamo parlare, vai. Il mio Ok, personal trainer non lo so, ok. Vediamo, vediamo. vado a controllare la pressione qua. Covid. 36,9, perfetti, siamo Ah, perfetti, vai. perfetto. E Possiamo Emilio, tu quanto continuare, hai? Tu quanto hai, Emilio? vai. Possiamo continuare.
No, la tua di febbre. Ma no, no, se no qua finisce subito la trasmissione. Vediamo cosa succede qua. Vedi. ...37,2... Perfetto. Dopo due birrette ci sta, dai. E poi non ti dico altro. Allora, ti volevo chiedere. Presentaci, perché a me fa piacere, poi diciamo sei venuto anche in stream da me, ti conosco e tutto. Spiegaci qual è la tua idea e perché sei vestito così oggi? Cosa vuol portare Fashion TV nel mondo? Allora, innanzitutto, siccome tutto quello che è il mondo Fashion TV comunque ha avuto un audience pazzesco, perché tutta la gente, come sai, è a casa, quindi cosa fa? O guarda Fashion TV o, come le mie figlie, spendono e spandono sui e-commerce, no? Quindi, vedi qua, hai creato un mostro te, vedi, mi chiama tutti. Allora cosa ho fatto io? Un attimo che sono in onda con Omi, Juan Kenobi, non ho tempo di rispondere, quindi meno di 1000 euro non posso far rispondere. Ordine minimo? 1000? 1000 euro va bene, allora sì, ok. Vai sul sito protectivesolution.it, puoi fare l'ordine direttamente, non ci sono fregature perché è tutto con PayPal, quindi se non ti arriva la roba, PayPal col cazzo che ti paga, che mi paga a me, capito? E quindi dare soldi, vedere camello, no? Omi, hai capito? Oh, guarda che PayPal è il numero uno, Sì. Non mi dà un cazzo di lire finché la roba non arriva a casa del cliente e gli mandi la tracking list dicendo la roba è arrivata al cliente, il cliente è felice, quindi protectivesolution.it, una garanzia. Oh mio, ho fatto pubblicità, scusa. Poi no, ti do un mille. Io la chiamo una piccola marchetta. No? Lo sai che poi abbiamo accordo. Mito. Ah, è il numero uno, oh mio. Rispetto, Omi, guarda qua, Omi, ma te sei un mostro, io non posso fare una diretta con te che subito mi rompi il coglione al telefono, basta vendere, no, numero uno, Omi, lascia ridere, bro, ti voglio bene, ciao bro. Chi era il telefono? Ma è uno che gli avanzavo 1000. Che ne sono? Uno che alle 21:36 gli avanza 1000, butta via, no? Ma quindi, ti volevo chiedere, ci fai vedere un po' una kermesse di prodotti che si possono reperire nella Fashion TV, nella Fashion Tower? Allora, facciamo una cosa. La mascherina più figa è questa qua. Poi tu vedi ancora. Adesso devo chiamare la segretaria. Ma rispondi, vediamo cosa ti dicono, vediamo chi è. Magari è un cliente. Metto in viva voce a tuo rischio e pericolo, Va bene. Si è fatto di nebbia. Si è cacato. Si è fatto di nebbia. È nato tutto, Omi, a parte gli scherzi. Minchia, guarda qua. Non hai capito, va sul mio sito, prendi il numero. Allora, è sempre colpa di Omi. Vedi, bro. È sempre colpa di Omi, Pronto? Vedi? Mi senti? Hello? Mi senti, bro? È sempre colpa di Omi, è colpa di Omi. No, ma è un cliente, non voglio interrompere. Hai visto? Allora, fammi finire un po' di questa intervista qui con il mio amico, Poi ci risentiamo, dai. Mi ricordo in chat, hello Fashion TV. Esatto, allora, adesso siamo qui però per una giusta causa. Mi sembra un po' come essere in pizzeria, Omi, hai rotto i coglioni, te lo dico. Ma hai fatto venire caldo, adesso mi tocco il giubbotto, una limited edition di giubbotto per pubblicizzare la mia società, capito? Allora, erano tu poi coglioni. Allora,
è lui il bastardo. No, non sono io che li mando, è la gente. Hai rotto un po' le palle, qua. Anche il cellulare, adesso quell'altro. Numero privato, quindi. Allora. Stacca, stacca, metti la cornetta alzata, tieni la cornetta alzata. È già fatto. Mi chiamano il cellulare adesso. Basta. Allora. Ma ogni live era così, anche. No, ma, allora, volevo dirti che tutto questo è cominciato con una beneficenza che ho fatto fare io dalla comunità cinese, che sono i più potenti di Bologna e Prato, che io ci lavoro da 20 anni perché facciamo promozionale Fashion TV, magliette, cappellini, guarda qua, vedi, tutta questa roba qui la faccio fare da loro, vedi, Fashion TV, cappellini, magliette, no, papà. Emilio, non è la, è la comunità cinese più forte. Quella che ha fatto arrivare l'aeroplano con beneficenze, dottori, cazze, mazze, papà. Io ci lavoro da 20 anni. Basta chiamate. Cosa è successo? Me lo stacco, Cosa è successo? Sono andato da loro per ritirare le mie magliette. Questi stavano imbustando mascherine. Ok, ma che cazzo fate? Rispondo. Ma ha detto: noi facciamo beneficenza, ma già dal terremoto di Amatrice, no? Quindi ho detto: cazzo, rispetto, bro. La sera parlo con la dottoressa, che è un'amica di famiglia, mi fa: io da lunedì sono al Bell'Aria, che è diventato Covid. Ok? Cos'è il Bell'Aria Covid? Il Bell'Aria è l'ospedale, è uno dei trasospedali di Bologna. Ok, capito. È diventato tutto Covid. Ok. La mia amica dottoressa, che doveva andare in prima linea, era preoccupata perché non aveva mascherina, non aveva turno. Io in 2 secondi ho chiamato la comunità cinese, il giorno dopo alle 10:30 del mattino avevo 4 scatoloni di PP3, mascherine, cazzi mazzi, tre, capito? Ho fatto fare l'articolo sui giornali, è scoppiato il diluvio. Emilio, voglio anch'io le mascherine, voglio, capito? È nato tutto così per scherzo. Ma possiamo vedere i prodotti così? Ovvio, una ovvio. Una scarrellata vogliamo, Emilio. E andiamo, bro. Vai. Facciamo un piccolo mini showcase. Allora, abbiamo quelle classiche. Queste sono quelle classiche che Conte le vende a 0,50 e mi fa concorrenza adesso, ok? Io le regalo, ma che cazzo me ne frega me? FTP2, se le vogliono glielo do a prezzo di costo, me frega un cazzo, ok? Io sono andato a comprare oggi, costava 10 euro. Capito? Poi dopo tutto quello che serve, il gel... Non facciamo nomi del gel, un famoso brand, perfetto, sì. È tutto quello che serve per sopravvivere, capito, adesso, capito, poi i prodotti sanificanti per pulire il pavimento, per sterilizzare, per fare, per gare. Cos'è questo? Mascherine per i bimbi, le mascherine per i bimbi. Oh! Mascherine per i bimbi, non hai capito. Grazie Giulio. Emilio, mi puoi salutare Giulio che si è appena abbonato? Ovvio! Vedi? Ma no, c'erano anche delle strane mascherine che ho visto, delle altre oggetti anche un po' più fashion. Sì, abbiamo questa che è quella più... Queste sono le numero uno, quella della 3M America. La 3M America, non ce l'ha nessuno. Queste sono fighissime con la valvola. E... Però quella più figa è questa, perché da quando sono messa Fedez, in fibra, tipo microfibra della muta da sub leggera, te la lavi tutti i giorni e è una figata unica. Grazie Samuele, grazie Franci. Ma invece quelle visiere che hai sono solo unicamente per stile o hanno Covid? No. Queste sono quelle che usano tutte le commesse che hanno rapporto direttamente con il cliente finale, quindi tutti i giorni con la mascherina fa fatica, quindi usano queste mascherine che io, capito, porto così per far vedere, però... Ma hai anche dei sopravvitoni o no? Ho anche la tuta, quella che usano contenitiva per usa getta, ho tutti i prodotti chimici, ho tutte le mascherine possibili immaginarie. Cioè,
protectivesolution.it, l'ho fatto in un weekend con tutto il mio team, webmaster, digital marketing, marketing manager, hai capito? Sì, tutti sì, quelli sì. Che è il mio team, sai come sono io, in due secondi faccio tutto. Però per me, hai capito, è più che altro dare un servizio al pubblico che guadagnarci, perché ho sempre il bell'aria che gli faccio la benedizione. Ma cos'è sto telefono, Emilio, però? L'unica cosa che fa un po' di casino. È colpa tua, hai dato il mio numero a tutti. Ma non so, io ho dato il numero, l'hanno reperito non so da dove, dal sito, non lo so. No, no, io non do nessun numero sì, di bravo, nessuno. Sì, sì, è dal sito, ovvio. Comunque, ci sono dei cuori per Emilio, perché è sempre ben accetto. E posso dire una cosa? È buono che si unisce l'utile al dilettevole, è una cosa buona. Io l'ho fatto più perché non riesco a star fermo a fare un cazzo dalla mattina alla sera che per fare business, perché non ci guadagno un cazzo. Però se posso fare qualcosa per il prossimo... Ce n'è di fila alla Fashion Tower? Eh? Ce n'è un po' di figa la Fashion Tower, magari dovessi venire a trovarti. Vediamo sempre in moto. Avevamo dubbi? Assolutamente no. Avevamo dubbi? Si dice peccato, ma non peccatore. Perfetto. Enrico, se volevi chiedere qualcosa? Ma mi presento, io sono Enrico. Sapendo che era una serata di fashion, ho messo questa vestaglietta qua. Ma sei fashion? Tra fashion, no? Mi è sembrato adeguato, io è la prima volta che ti incontro, ma mi piace molto l'idea che tu al problema che si presenta me lo attacchi subito, mi fai subito qualcosa, non stai con le mani in mano, quindi io mi sono trovato così, capito, un po' per coincidenza, un po' perché ho capito che questa comunità faceva beneficenza. In due secondi ho collegato La mia amica, che è la pneumologa numero uno del Bellaria, che era preoccupata, andava a lavorare, e le ho detto 2 più 2 fa 4, gli ho messo in collegamento. Il giorno dopo, questo di persona è andato a portargli 4 scatoloni di roba. La Michi, l'infermiera del Bellaria, gli fa: Emilio, non sono riuscito a trattenere le lacrime. È importante perché loro sono in prima linea, almeno loro devono essere protetti, altrimenti chi ci cura? Allora, ricordiamo, io volevo ringraziare Emilio che per questa sua, ringraziare ogni iniziativa benefica, tutto fa brodo, come si dice in beneficenza, tutto fa brodo. Perché sai che io, questo non è il mio lavoro, io sono direttore Italia Fashion TV da 20 anni, capito? Io faccio questo di lavoro, guarda la mia TV, Fashion TV, poi Omi lo sa, però... Se posso fare qualcosa, capito. Infatti un applauso ragazzi, faccio ancora, mi sono messo vestito apposta per voi così, faccio ancora il ragazzino a 53 anni. Vedete pure che sono anni. Allora, quindi. Volevo Emilio, volevo introdurre a questo punto con Hank. Noi oggi stiamo lanciando un format. È presente la moda Fortnite? La moda? Fortnite. Non lo so, però in due secondi se vi spieghi capisco. Praticamente c'è stata una moda un anno fa gigantesca di questo gioco virale chiamato Fortnite. Ovvero, se lo chiedo alle mie bimbe di 13 anni sicuramente sa cos'è, lo chiedo a papà di 53 anni, già faccio fatica a capire l'inglese, puoi immaginare. E praticamente vogliamo lanciare un nuovo stile di format dove tante persone entrano in una chiamata e ne rimane, piano piano vengono eliminate tutte e ne rimarrà solo una. Bello! Incazzare via subito, bello, mi piace. Per cui bello. Stasera io volevo dare, infatti mi fa piacere che hai accettato, voglio dare un po' di spazio a far vedere un po' le opere buone, le opere giuste, e comunque allora lo paghi bene, dai, lo paghi, ma funziona il personaggio. Ma si allena lui per me, lui si allena, io cresco, non so come funziona, però vabbè.
Fai vedere il braccio te, Pablo. Oh, allora io vado in palestra, no? E vedi tanti personal trainer tutti sfigati, uno magro, uno con la pancia, l'altro senza capelli. Tu, io dico, chi devo prendere come esempio? Prendo quello figo, no? Allora lui era fisicato della Madonna e ha detto, oh, chi prendo? Pablo, tutta la vita, voglio diventare come te. Invece c'è gente che prende dei personal trainer che sono magrini, con la pancia. Ma che cazzo va? No, è come prendere un social media manager che non ha neanche 45 anni. È uguale, stessa cosa. È come se tu vuoi fare pubblicità della moda e non chiami Emilio di Fashion TV. C'è uno sfigliato. Dove vuoi andare? Da TV Moda? Dove vuoi andare? Non facciamo altre pubblicità. Ci siamo capiti, Omi? Comunque... Mi piace quel gioco lì. Noi adesso inizieremo e faremo una prova. Emilio, allora fai un breve recap, così a me ha fatto molto piacere, però ci stringiamo per problemi di non voglio dirlo in diretta, legati all'audio. E ho già capito tutto io. Tu lo sai che appena riparte tutto il meccanismo, tu ti vesto io da capo a piedi come un albero di Natale, ti sponsorizzo come un albero di Natale, te l'ho promesso e lo faccio, perché ti voglio bene, ci conosciamo da anni, adesso col capello rasato sei ancora più figo, sei diventato più grande, più maturo, hai più credibilità, perché quel ciuffetto biondino lì, adesso, e poi c'è un rispetto che ci vogliamo bene, a parte tutto, no? Però sempre Fashion TV, no Gay TV, giusto? Se siete competitors. Capito questo, capito tutto, no? Possiamo andare avanti con le nostre cose. E vuoi ricordare l'ultima volta del progetto, così almeno ci salutiamo e almeno c'è una bella cosa, teniamo in bellezza. Bravo. Allora, se avete bisogno di qualsiasi cosa che serve per o fare figo, come faccio io con la mascherina, o se vi servono prodotti seri per l'azienda, per tutto quello che sono le leggi obbligatorie che oggi le aziende fanno, le pulizie dalla mattina alla sera, protectivesolution.it. Se poi mi mandate una mail, grazie ad Omi, vi faccio un super prezzo. Va bene a tutti. Grazie mille, Emilione, ragazzi, se volete fare un po', se volete munirvi con rimanente di un certo stile... Protective Solution, non lo faccio per soldi, ma per passarmi il tempo. Perfetto. Basta. Grazie Emilio, grazie Pablo. Ci sentiamo una prossima volta. Mi ha fatto piacere. Abbiamo avuto degli inconvenienti, ma è stata una bella diretta. Poi prossima volta faremo molto meglio, al top, organizzata molto meglio. Grazie mille, ragazzi. Ciao ragazzi, è stato un piacere.